Non c'è nessuno dei candidati attuali che spieghi qual è la reindustrializzazione possibile in questo paese. Qual è lo sviluppo nuovo e sostenibile che possiamo e dobbiamo portare avanti in questo paese, avendo la certezza che questo paese, che è il più bello del mondo e che tutto il mondo dice vorrebbe viverci in questo paese che si chiama Italia, noi abbiamo un patrimonio straordinario. Solo questo dovrebbe renderci capaci di politiche di tutela, di messa in sicurezza, di bonifica, di promozione della cultura della bellezza, del patrimonio artistico, culturale, archeologico. Io soffrivo sentendo all'inizio di quest'anno e tutto l'anno precedente la cronaca brutale della quantità di Pompei che moriva definitivamente, senza che nessuno in un paese di 60 milioni di abitanti e con 2.000 miliardi di debito pensasse di metterci 100 milioni per riuscire, per esempio, a riacquistare la dignità e l'orgoglio. E il mondo ci guardava sprezzante. Avevamo troppo e buttavamo via tutto, senza capacità di comprendere come questo tutto fosse un valore straordinario. Come questo tutto avesse un valore non solo patrimoniale, ma avesse un valore anche in termini di turismo, di cultura, di opportunità per i giovani. Ebbene, tutto questo mi ha fatto capire che probabilmente c'è un pezzo di paese che di questo vuole parlare. C'è un pezzo di paese che vuole tornare a parlare di diritti, che si sono sciolti nell'acido, i diritti in questo paese. Noi abbiamo un paese in cui tutto accade più o meno per favore, che è il contrario del diritto. Abbiamo chiamato burocrazia un modello, diciamo pure, legislativo ipertrofico, che ha portato all'evidenza come quello che forse, almeno inizialmente, si era ritenuto dovesse diventare una diga verso il malaffare, verso, come dire, diciamo, la disonestà, in realtà è diventato il danno prodotto sistematicamente ai cittadini onesti e alle imprese oneste. Abbiamo una realtà della giustizia in questo paese che grida vendetta a livello mondiale, 156esimi su 181 paesi OCSE. Ci rendiamo conto che siamo gli ultimi al mondo per capacità di garantire la giustizia? Ma voi sapete che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che chi naviga nel malaffare, chi naviga nella corruzione, chi si nutre appunto di disonestà, ha vita facile in questo paese. Sono tutti gli altri che non ce l'hanno più. Noi dobbiamo ripristinare i diritti civili e i diritti sociali. Ma ci rendiamo conto che è impensabile, comunque impensabile, in un paese che ha comunque grosse difficoltà economiche, ma si chiama Italia, ed è all'interno di un sistema occidentale, che si vadano ad erodere, per esempio, le possibilità di accompagnatoria per i malati di SLA? Guardate che non è pensabile. Non c'è alcuna giustificazione economica, ma nessuna davvero che possa giustificare questo. È una questione di priorità, di obiettivi. Qual è il paese che vogliamo? Io questo chiedo e questo mi pongo, e questo è il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni, in questi mesi. Quello che abbiamo prodotto è una risposta ad un paese in sofferenza. Pienamente coscienti, guardate, dei limiti e della pesantezza del lavoro che andremo a fare. Perché io ci credo, questo lavoro lo possiamo fare, ci appartiene. E diceva prima Anna Maria, è vero, io a volte, come tutti quelli che lavorano molto, dimentico, diciamo, non torno sulle cose che sono avvenute, no? Le considero parte di un passato e come tali, come dire, le vivo per i riflessi che hanno prodotto, più che per la vicenda tormentata appunto che è stata questa. Però è vero,
Quante volte mi hanno detto: ah, ma questo non si può fare, ma questo non ce la farai, Laura, è inutile che ci provi. E comunque avrai tutti contro, e comunque non avrai nessuno che si spinge ad avere, come dire, la forza per sostenere magari quell'azione coraggiosa. Qui ci sono anche dei giornalisti della Regione del Veneto. Loro sanno che cosa è comportato all'interno della Regione del Veneto e quanta, diciamo, discriminazione ha portato questa scelta di coerenza nella riduzione dei costi della politica, che io ho voluto portare avanti non semplicemente dichiarandola, ma promuovendola dietro le quinte. E diventi un nemico, diventi un nemico, perché se è vero che tu le cose che dici le vuoi fare e ti attivi per farle, altrimenti denunci gli altri perché non le vorranno fare, diventi un nemico. Inizialmente diventi una persona, mi chiamavano populista, demagogica, ma cosa credi, che gli altri ti ringrazino fuori? Vedrai. Sì, è forse vero, non hanno ringraziato, perché la gente è occupata in problemi ben più gravi di questi, no? Però è importante, credetemi, la coerenza quotidiana. Il fatto di mettere in fila le cose e di volerle ottenere con determinazione e con assoluta trasparenza. Perché questo cambia i rapporti, smonta un sistema che si è alimentato fino ad ora di ipocrisia e di furberia, di furbizia. Ecco, io credo che tutto quello che stiamo mettendo in campo, le politiche fiscali in questo paese sono state fatte in 2-3 modi diversi. La prima, punitiva. Lo Stato cresce, aumenta il debito se aumentano le tasse. La seconda, pletorica. Si deve comunque mantenere lo Stato, anche quando non è efficiente. Quindi si continua a far crescere lo Stato. La terza, si sono soddisfatti gli appetiti dei potenti. Si sono soddisfatti alcune lobby di riferimento. L'altro giorno ascoltavo la Santanchè e mi venivano veramente, come dire, i capelli bianchi, perché lei non se ne accorgeva, lei si esprime anche molto bene, ma non se ne accorgeva e continuava a dire una cosa drammatica. Continuava a dire: il mio popolo, il nostro popolo, il popolo del PDL vuole questo. Ma chi se ne frega? Ma voglio dire, ma noi ci candidiamo a governare un paese e abbiamo un pezzo di popolo da soddisfare? E tutto il resto? Le istituzioni, scusate, le istituzioni devono lavorare per obiettivi chiari, definiti, precisi, in grado di essere monitorati dai cittadini. Basta deleghe in bianco, perché altrimenti torniamo dove siamo stati. E non è pensabile che ci sia un interesse da far prevalere rispetto all'altro, perché se no inevitabilmente vengono fuori i Tremonti, no? I Tremonti, con la Tremonti 1, 2, 3, con quelle politiche di sviluppo che hanno significato cementificazione del paese. La lobby di alcuni potentati che in questo paese governano tanto, quasi tutto. E noi dobbiamo scalzarla. Si diceva una arrampicata a mani nude, l'abbiamo definita così, alla Compagnoni, alla Cedelli, vorrei dire. Però è quella che serve, capite? Perché io credo che non sia utile ciò che sta facendo Grillo, mantenendo e rimanendo nella parte della protesta, mantenendo e volendo stare fuori dal governo dei problemi. Oggi chi fa politica deve sporcarsi le mani, deve riuscire a fare una scommessa con i cittadini di questo paese, deve mettersi in gioco, deve dire si può fare, stendere dei progetti, mettere in fila dei punti e in ordine delle prospettive e quindi farsi giudicare dai propri cittadini.
perché quello deve riuscire a ottenere per salvare se stesso, il paese e soprattutto i figli che in questo paese sono nati e hanno il diritto dovere di poter credere di vivere in un ambiente sano, pulito, ma soprattutto dove i diritti vengono garantiti e, come dire, la situazione sociale è una situazione sociale di serenità e di benessere, di pace sociale, ed è una situazione nella quale si può pensare di costruire e di ricostruire lentamente, faticosamente, tutto quello che è stato nel frattempo, in mezzo al silenzio generale, rotto, danneggiato e sporcato. Ecco, noi siamo qui per quello. Siamo qui perché abbiamo delle idee molto chiare, vogliamo metterle in campo. Prima qualcuno mi chiedeva relativamente all'unione dei comuni, che cosa penso. Per esempio, guardate, anche partendo proprio dall'empirico di questo tempo, no? Che cosa penso dell'unione dei comuni? Io penso una cosa sola, che l'unione dei comuni ha senso e significato anche lì e solo se abbiamo al centro il cittadino. Che cosa significa? Che se io mi metto insieme ad un altro comune ancora, e riesco ad offrire servizi migliori ai miei cittadini, allora ha senso che facciamo l'unione dei comuni. Ragioniamo così, per cortesia. Mettiamo gli obiettivi che ci diamo, perché allora ha senso quello che facciamo. Se invece continuiamo a parlare per slogan, se continuiamo a parlare secondo stereotipi, secondo principi generali, o con un dialogo, con un dibattito che è molto politichese, probabilmente non trasferiamo quello che è invece importante, diventi il centro della nostra azione politica e amministrativa in questo paese. La nostra non sarà una battaglia facile, io me ne rendo conto, perché c'è il voto utile, insomma, per tutte le ragioni che avete già detto. Ma io credo che gli esempi non manchino e la capacità che abbiamo di essere il sale del nostro paese, di essere il sale del nostro territorio, piccolo o grande che sia, tutto questo, vedrete, produce buoni frutti. Noi ne siamo assolutamente convinti, lo vogliamo fare, siamo insieme in questa giornata di sabato per dircelo, per comunicarcelo, per promuoverlo, ciascuno per ciò che potrà fare nel proprio territorio. Io credo che questo alla fine risulterà davvero vittorioso e sarà lo stupore, quello che sveglierà la mattina del 26 gli italiani di centro-sinistra. Grazie di cuore.